la gente, un video veloce per dire che YouTube ha colpito ancora. Allora, vedete a video la dashboard del mio canale e in centro, in alto, notifiche importanti, segnato in giallo. Rimozione per violazione delle norme della community. Praticamente YouTube ha rimosso il video del dottor Shiva. Quindi, se non sei d'accordo, presenta il ricorso, clicchiamo, vediamo i dettagli. Allora, prima di fare il ricorso, che era disinformazione in ambito medico. YouTube non tollera contenuti che mettono esplicitamente in discussione l'efficacia delle linee guida fornite dalle autorità sanitarie locali o dall'OMS in relazione alle misure di distanziamento sociale e autoisolamento e che possano portare le persone ad agire in contrasto con tali linee guida. Praticamente YouTube ribadisce il concetto, che altri canali ben più importanti di me hanno evidenziato, che tu non puoi dire il contrario di quello che dice l'autorità sanitaria oppure l'OMS. Ma dice pure di più, dice che tu non puoi dire il contrario nemmeno se sei un esperto nel campo. Ok, andiamo a vedere quando era stato caricato questo video. Allora, lo vedete qui, questo qui è evidenziato. Era stato caricato il 12 aprile del 2020, cioè YouTube si è svegliato più di un anno dopo per venirmi a rimuovere un video. Vediamo i dettagli. Praticamente, con il concetto di consentire alle autorità sanitarie, all'OMS o a qualsiasi altro di dire quello che vogliono senza una contropartita, non so, domani passerà il concetto che se l'autorità sanitaria dice che tu sei un imbecille e devi morire, non si può dire il contrario, e quindi bisogna fare quello che dice l'autorità sanitaria. Ok, adesso cercherò di mettere il video su Google Drive, così chi vuole vederselo se lo vede, vi lascio il link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video che continuerà con il forecast del WeatherBit, anzi di weatherapi.com. Ciao ciao!